sono capitato in banca, no? E un mio amico mi ha detto: io ti vuoi fare un'assicurazione per i danni provocati dal gas, dall'acqua, magari si rompe la lavatrice. Dico, vabbè, 22 euro non è niente. Poi ho riflettuto, dico, perché devo pagare io per un danno subito a casa mia, quando ho letto stamattina sul Messaggero che i balneari hanno chiesto risarcimento dei danni a casa, a quella che definiscono casa loro, per i danni provocati dalle mareggiate. Ma le mareggiate provocano i danni in quando incontrano dei manufatti abusivi, dei cementificazioni abusive fatte dagli ultimi 40 anni, perché il mare è un elemento mobile, come il bagno asciugamano è un elemento mobile. Se viene cementificato, i danni si producono dei danni. Per quale motivo noi, a fronte degli irrisori, e questo è un tema, e finisco, che non so per quale motivo non viene mai sufficientemente affrontato. I canoni che pagano queste persone sono irrisori. Diciamo, l'affitto che un padre di famiglia di quattro figli paga per l'affitto mensile è superiore all'affitto che questi concessionari pagano annualmente. Un esempio: Cava la Volpe in Sardegna paga un canone annuo di 520 euro a fronte di camere che si pagano a 2000 euro a notte. Questa è la situazione. L'evasione fiscale da parte di queste persone è ingente, si parla di miliardi. Allora bisogna, come detto alla Bolkestein, andare a nuovi bandi di concorso a regolarizzare questa cosa. E non voglio più sentire qualcuno che parla di risarcimento danni. Grazie. Allora.